Piacere di essere qua anche quest'anno, per noi è un grande onore. Siamo Coro Resistente, nato 3 anni fa dall'idea di Gisa e di altri compagni di Quarto Giaro. È nata questa idea proprio per salutare con grande forza il 70° anno dell'anniversario della liberazione. È un progetto che ha coinvolto tutti, sembrava un progetto così temporaneo, invece la situazione ha coinvolto talmente i nostri cuori e le nostre menti, e siamo ancora qui e abbiamo deciso di fare un coro a questo punto resistente fino a che si possa cantare. Questo è... per questo, ma è molto molto autentica. Siamo un gruppo di compagni che ha sempre lottato, militato all'interno delle organizzazioni varie per sostenere l'idealità e i contenuti della resistenza, e a questo nostro progetto da qualche tempo si è avvicinato un grandissimo compagno di viaggio che si chiama Jacopo. Ed è un nostro grandissimo onore presentarvelo oggi per la prima volta qua al Teatro della Cooperativa. Allora, noi siamo contenti e molto, molto onorati di fare questo per voi e per noi stessi, e andiamo subito a presentare il primo pezzo. Si chiama Valsesia, Valsesia. È un canto partigiano la cui melodia deriva dalla vecchia canzone Dalmazia, Dalmazia. Essa divenne l'inno della divisione San Marco. In seguito, i partigiani della Valsesia la rielaborarono e divenne l'inno della loro divisione e una delle canzoni più conosciute di quella zona. La Repubblica della Valsesia fu la seconda repubblica partigiana sorta nel nord Italia. Venne proclamata l'11 giugno 1944 e durò con vicende alterne fino al 25 aprile 1945. Valsesia per voi e per noi. Partigiano vincerà.
Siamo ribelli della montagna, prossima canzone. Conosciuto anche come Dalle belle città, è un canto partigiano di origine ligure. È uno dei pochissimi canti partigiani originali di cui si è rimasta traccia. Venne composto nel marzo del 1944 alla Cascina Grilla da soldati della terza brigata d'assalto che operava sul Monte Tobbio in provincia di Alessandria. Viene attribuito a Emilio Casalini, detto Cini, che assieme ai partigiani della brigata sarebbe l'autore delle parole, e a Angelo Rossi, detto Lanfranco, giovane partigiano, già studente di musica. I due lo avrebbero composto durante un turno di guardia prendendo appunti su carta da pacchi. Dalle belle città da cal nemico, fuggimmo di su per aride montagne, cercando libertà tra rupe e rupe, contro la schiavitù del suo tradito, lasciammo case, scuole ed officine, mutammo in caserme le vecchie cascine, armammo le mani di bombe e mitraglia, tembrammo cuori e muscoli in battaglia. Siamo ribelli della montagna, i bianchi stenti e i patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. La giustizia è la nostra disciplina, libertà è l'idea che ci avvicina, rosso sangue il color della bandiera, partigiana la forte ardente schiera, sulle strade dal nemico assediate, lasciammo talvolta le carni straziate, sentimmo l'ardor per la grande riscossa, sentimmo l'amor per patria nostra. Siamo i ribelli della montagna, i bianchi stenti e i patimenti, ma quella fede che ci accompagna sarà la legge dell'avvenir. Ma quella fede che ci accompagna sarà la legge d'esilio. È una canzone scritta dall'anarchico italiano Pietro Gori durante il periodo di esilio politico, quando fu espulso dalla Svizzera, dove era riparato per evitare l'arresto, accusato di essere l'ispiratore dell'attentato di Sante Caserio al presidente francese Carnot. Fu pubblicata per la prima volta nel 1898 e divenne l'inno dell'internazionalismo libertario. No.
Claudia Pinelli e vi saluto da parte dell'ANPI di Niguarda. Io faccio parte del direttivo dell'ANPI. Siamo qua in questo pomeriggio, vi ringrazio per la partecipazione, per parlare di resistenza, della resistenza di ieri e della resistenza di oggi. E ringraziando tutte le donne, gli uomini, le staffette, i partigiani combattenti che ci hanno permesso di avere una festa per la liberazione dal fascismo. Sarà un pomeriggio abbastanza intenso come iniziative. Questo pomeriggio si intitola A qualunque costo, storia degli scioperi operai contro il fascismo, marzo 43, novembre 44. Ringrazio moltissimo il coro resistente che intervallerà i vari discorsi che ci saranno. Subito dopo di me ci sarà Gianmario Molteni, autore della sceneggiatura del corto che poi verrà proiettato, 25, che è ambientato a Niguarda, parlato in milanese, ed è sugli scioperi operai. Ed è un'opera del regista Pantaleone Megna ed è stato presentato al Festival di Locarno. Giuseppe Valota, che è responsabile ANED di Sesto San Giovanni, che è figlio di un operaio deportato e ucciso in un campo di sterminio, ci porta il suo libro, Dalle fabbriche ai lager. E i ragazzi della scuola media Leonardo da Vinci di Monza, coordinati da Renato Sarti, leggeranno alcuni brani di questo libro. Vorrei ricordarvi che potete fare la tessera, ANPI, che è importante, che fuori ci sono dei video che se volete potete acquistare e che domani, il 24 aprile, alle 20.30 ci sarà il corteo per festeggiare la liberazione di Niguarda e con la posa delle corone alle lapidi di Niguarda. E ci saranno delle rappresentazioni teatrali del gruppo Minima Teatralia, poi chiederei a Marta di venire a parlarne. E queste rappresentazioni teatrali saranno presso la lapide di Gina Galeotti Bianchi e presso il monumento ai caduti di Piazza Gran Paradiso. Al termine, tutti qua, al Teatro della Cooperativa, ci sarà l'intervento conclusivo di Roberto Cenati, la musica degli Ottoni e i canti del coro resistente. E invito Marta a... Grazie, arrivo. Grazie a tutti. Grazie, noi come ogni anno, con sempre più emozione, siamo alle manifestazioni del 24 aprile di Niguarda. Erminia, che fa parte della nostra associazione, voi mi conoscete, credo ci conosciamo da tanti anni, insomma abbiamo calcolato 16 anni e siamo in scena con lo spettacolo di Renato Sarti, Nome di Battaglia Lia. Quest'anno siamo al Teatro a Tiringhiera, dai compagni dall'altra parte della città. Ci siamo già stati, ci ritorniamo con fervore per parlare sempre della nostra Lia. E devo dire che sono stata molto 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 emozionata e colpita da questa immagine, che credo abbiate tutti, che la ritrae così felicemente, un'immagine che... abbiamo, che conosciamo tutti, che abbiamo visto tante volte, ma vederla così riprodotta in grande stile e così bene è stata veramente una grande emozione. Vi presento Erminia, che fa parte della nostra associazione, Erminia Munari. Da tanti anni. Si è preso una settimana di ferie Erminia, quindi l'applauso deve essere molto più vigoroso. Ecco. Non sto scherzando. Ci teniamo veramente tanto. E con i cittadini attori di Niguarda sono tanti anni che facciamo dei percorsi resistenti a nostro modo nel quartiere. L'anno scorso abbiamo parlato della nostra resistenza personale, quest'anno riportiamo alcuni episodi di Lia Off, cioè testi che sono rimasti fuori dallo spettacolo Nome di Battaglia Lia, e altri contributi che abbiamo potuto raccogliere dal nostro personaggio Antonio Masi presso la sede Martirini Guardesi.
durante la manifestazione, poi vi distribuiremo i volantini, noi raccogliamo anche dei bottoni. Perché? Perché? Perché c'è sempre il discorso di come facciamo a far partecipare le persone, sensibilizzare le persone a del quartiere per tutte queste azioni che noi facciamo, compreso appunto il 24 aprile. Noi quest'anno, ogni anno lavoriamo su un classico, quest'anno abbiamo scelto Jodorowsky. I cittadini del quartiere sono invitati a donare un bottone, che da solo non è nulla, anche una decina, una ventina, una cinquantina di bottoni, da solo non è nulla, ma tutti insieme comporranno la scenografia dello spettacolo finale che avrà luogo a Niguarda al Teatro Argom, nei cortili della cooperativa e via dicendo, il 18 giugno. Questo è un modo piccolo ma simbolico secondo noi, perché tutti insieme facciamo tante cose, come si dice nei canti, dai primi del secolo fino ad adesso, insomma, da soli non siamo nulla, ma tutti insieme facciamo una cosa grande, anzi più grande della somma delle singole parti. Con questo spirito affrontiamo quest'anno il 24 aprile, ora e sempre! Resistenza! Fabio, ci vuoi fare no? No, la canzone, abbiamo scritto anche una canzone originale per la nostra partigiana Lia, la sentirete domani alla lapide di Lia. Lia, Lia, partigiana mia. Grazie a Claudia per essere niguardese anche lei. Grazie mille. Grazie a te. A domani. Corto 25. Gianmario Molte. Mi hanno chiesto di dire due parole sul 25. Tieni il microfono. Tieni su, perché è un po' inclinato, così si sente meglio. Così? No, anche perché c'è un problema di voce, come si può capire, che dipende non dalla mia volontà, ma da un inquilino abusivo che c'è nel polmone da qualche anno. Io gli ho dato lo sparato, ma non ne vuol sapere. Mi hanno chiesto di dire due parole su 25, le dico volentieri, perché innanzitutto perché è nato in un modo strano, e in secondo luogo perché il tema di cui parla, penso, ma lo valuterete meglio voi, sia trattato in modo altrettanto strano. Come nasce 25? Circa fine 2009 lavoravo con altri per mettere in piedi l'ecomuseo di Niguarda, e uno di questi componenti mi dice: senti, mi ha telefonato un regista da Siena che vuole sapere qualcosa su Niguarda del 24 aprile. Dico: ma chi è? Mi ha detto il nome, mi ha detto anche se posso segnalargli qualcuno, posso dargli il tuo numero di telefono. Dico: sì sì, fai pure. Io pensavo che fosse una cosa peregrina. Invece al mattino dopo alle 9 il signor Antonio Pantaleone Megna, giovane, molto più giovane di me, mi telefona dicendomi: senta, mi hanno detto che mi può dare dei ragguagli, perché io ho intenzione di girare un corto sul 24 aprile a Niguarda, ho già preparato la sceneggiatura, se lei è d'accordo gliela mando e poi cominciamo a parlarne insieme. Dico: va bene, grazie. Mi manda la sceneggiatura e io, con la solita franchezza che rasenta spesso la brutalità, gli telefono e gli dico: guardi, non mi piace. Lui ci è rimasto male probabilmente, e ci credo bene, no? Anche perché c'è modo e modo di dire le cose, ma io ne conosco pochi, no? E gli dico anche perché non mi piace. Gli dico semplicemente che non mi piace perché la sua sceneggiatura aveva una bella idea, che era quella di mettere in collegamento padre e bambino il giorno 25 aprile su un regalo che il papà faceva al bambino. E questo regalo
era una canna da pesca che il bambino avrebbe usato lo stesso giorno per andare a pescare nel Seveso. Io gli ho fatto presente che forse in quei giorni non era il caso di andare a pescare, che tanta gente non era così disponibile a girare per mi guarda in, così inosservata, e allora lui mi dice: senta, ma lei perché dice così? È in grado di... Dico: se vuole provo a scrivergliene una. Io incidentalmente a tempo perso scrivo racconti. E provo a scrivergliela, gliela mando, e lui mi dice: va bene, mi piace. Bene, da quel momento lì partiamo e cominciamo a parlare di com'era Niguarda. Lui non la conosceva evidentemente, di com'erano le case di Niguarda, di qual era lo spirito di Niguarda in quel periodo, in quei tempi, e a poco il film va avanti. Scusate, ma tra i tanti difetti ha anche un naso picocciolo, non so se capita anche a voi, ma adesso. Il corto va avanti, arriva la fase del doppiaggio, e a me viene un'idea, dico: senti Antonio, ma io, i protagonisti che sono poi marito e moglie di bambino, i protagonisti marito e moglie parlano in italiano, non mi sembra molto giusto, l'avevo scritta io la sceneggiatura, sia ben chiaro, e dico, perché sai, io ricordo che con mio padre e mia madre tra di loro parlavano in dialetto, con me parlavano in italiano perché dovevo essere educato e questi menati qua. Dice: perché non li facciamo parlare in milanese? Lui era senese, qualche problema ce l'aveva, no? E dico: guarda, io ti faccio la traduzione della sceneggiatura in milanese e poi tu trovi qualcuno. E difatti facciamo, ha fatto dei tentativi, me li ha mandati, erano non udibili, no? E a un certo punto dice: vabbè, senti, facciamo una cosa, vengo su, il doppiaggio lo facciamo a Milano, porto su uno che conosco che fa il doppiatore di mestiere, va bene, ci vediamo in sala di doppiaggio. E questo signore era perfetto, aveva un piccolo difetto soltanto, aveva uno spiccato accento siciliano. E ora, una cosa anche lì, un momento di panico, trovammo per fortuna un doppiatore di origine milanese, incidentalmente io non sono milanese, io sono comasco di origine, e trovammo, e allora basta, il 25 nacque. Che cosa vuol rappresentare il 25? Vi dicevo prima che anche il soggetto è un po' trattato in modo strano. Diciamo subito che non vuole parlare o raccontare dei morti di Niguarda, i 21 morti che voi trovate sulle lapidi del quartiere. Non vuol parlare della vita nelle fabbriche, la Pirelli, la FAC, la Breda, no? Dei sabotaggi, degli scioperi. Ne parla molto velatamente e indirettamente. Non vuole parlare delle staffette. No? L'unico accenno che c'è per le staffette è la prima sequenza del film dove Gina Galeotti Bianchi e Stellina Vecchio vanno in bicicletta sul viale dell'ospedale Maggiore, dove poi Gina Galeotti viene uccisa. E poi tutto il resto è un lavoro di fantasia che parla di un operaio della Pirelli che assomiglia un po' a Francesco Rigoldi, figura storica dei partigiani niguardesi, a cui era dedicata la sezione del Partito Comunista, e che è stato uno dei più attivi promotori degli scioperi del 43 e del 44, però non parla di una figura eroica, cioè non ci sono eroi in questo film. Se per eroismo intendiamo l'eroismo che si manifesta in modo classico, no? C'è un eroismo diverso, sommesso, nascosto, intimo, rappresentato appunto da marito e moglie che manifestano il loro eroismo durante un colloquio a cena, alla sera, quando il marito torna dal lavoro,
e in presenza del figlio parlano, si direbbe oggi, del più e del meno, ma allora il più e il meno erano cose molto più importanti del più e del meno. E la violenza, anche la violenza che c'è, non è una violenza classica così dei nazisti, no? È una violenza che si intuisce dallo sparo di colpi di mitra a distante, che il bambino fortunatamente mentre dorme non riesce a sentire. E così il bambino, il mattino del 25 aprile, va a scuola con la speranza negli occhi, la stessa speranza che dovremmo avere noi ogni anno, rivivendo il 25 aprile.